10 anni fa Sky non esisteva, ma è arrivata sul mercato, ha introdotto un elemento di novità in un regime di duopolio. E nel 2010 questa azienda ha contribuito per lo 0,2% del PIL nazionale. Come è potuto accadere? Ma io credo che il nostro paese abbia delle caratteristiche strutturali che lo pongono in una posizione di grandissimo privilegio rispetto al resto del mondo come potenzialità nello sviluppo di questa economia digitale creativa, in questo senso, nel senso che noi coniughiamo la capacità, l'imprenditorialità che è tipica della nostra Italia con una creatività che ci viene riconosciuta in tutto il mondo. L'insieme di questi due fattori ha fatto sì che nel momento in cui un operatore è entrato sul mercato e ha contribuito a stimolare questo mercato si sia in qualche modo liberata tanta energia che ci ha permesso, assieme a tutta una serie di altre cose, di investire investimenti grandissimi che sono stati fatti su questo mercato, di crescere molto rapidamente. Noi non esistevamo 10 anni fa, come abbiamo detto, in questo momento rappresentiamo, credo, una realtà molto importante e soprattutto, in aggiunta al dato sul PIL, abbiamo contribuito a creare tante migliaia di posti di lavoro in Italia, cosa che credo vada tenuta in considerazione in un contesto di questo genere, perché potremmo essere nelle condizioni di continuare a farlo e di farlo in modo significativo, assieme a tutto il comparto dei media digitali. Oggi Sky ha un canale in 3D, 50 canali HD. Quanto punterà ancora sull'innovazione e sulla tecnologia Sky Italia? Per Sky Italia l'innovazione e la tecnologia sono degli elementi fondamentali e sono il motore, un motore di vita. Abbiamo più di 50 canali in HD, abbiamo un canale 3D, abbiamo la TV in mobilità, quindi Sky Go, che permette ai nostri clienti di fruire dei canali preferiti in qualunque punto. Abbiamo il My Sky, che è un personal digital recorder, che permette ancora di adattare la televisione ai propri stili di vita, decidendo cosa si vuole vedere e quando vederlo. Abbiamo lanciato di recente una nuova interfaccia grafica e la possibilità di connettere i nostri decoder alla rete, quindi con tutta una serie di servizi e di interattività che via via verranno disponibili. Abbiamo un servizio on demand, vogliamo essere in grado di fornire ai nostri consumatori, ai nostri clienti, tutta la libertà e tutta la ricchezza di scelta che meritano, proprio perché crediamo che questo rappresenti un circolo virtuoso. Più ne daremo, più ne vorranno, più noi dovremo sforzarci a innovare per soddisfarli, più ci sforzeremo, più loro ci saranno fedeli e saranno contenti di essere dei nostri clienti. Quindi riteniamo che questo debba essere assolutamente un motore per il nostro sviluppo.